Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Io sono Carlo Fortino per lo staff di Ultimate Team FIFA Italia e oggi siamo qua con la player review di Aduriz Man of the Match, appunto doppietta nel 4-0 dell'Athletic Bilbao sul Barcellona nella Supercoppa di Spagna, così appunto meritatamente si è meritato questa versione Man of the Match. Peccato perché io sto aspettando ancora la versione Man of the Match di uno dei giocatori della Juve per la Supercoppa italiana, che non è ancora arrivata e dubito che arriverà. È davvero un peccato. Iniziamo questa recensione partendo dalla velocità di questo giocatore. Non vi do un giudizio iniziale perché ve lo dirò nel corso della review. Abbiamo 68 di velocità con 66 di accelerazione e 70 di velocità scatto. Non ho inserito né tra i pro né tra i contro la velocità perché alla fine è un attaccante d'area, quindi non dovrà fare più di 5-6 metri palla al piede. Comunque gli inserimenti sono buoni perché sappiamo che in questo FIFA 15, nel momento in cui ti inserisci e ricevi il filtrante, riesci comunque ad arrivare in porta anche se sei molto lento. E poi ha una buona forza fisica di 85, quindi diciamo che non è così aggravante la velocità. Poi mi è sembrata anche qualcosina in più, tipo intorno a un 75. Quindi sicuramente non è un pro, ma non è neanche un contro, quindi è un giocatore da saper sicuramente usare e da non con cui correrci, ma puoi scambiare al massimo con un centrocampista e poi devi subito scaricare la palla. Parliamo ora del dribbling, abbiamo 3 stelle skill e la cosa non mi è piaciuta, infatti è un contro e il dribbling in generale è abbastanza un contro perché è molto 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 macchinoso. Avrà anche 87 di riflessi, il treno che passa qua stai zitto un attimo, 81 di controllo palla, 73 di dribbling, ma ha davvero un'agilità di 64 in quel di 60 che vanno ad aggravare molto il dribbling, quindi massimo una finta puoi fare per smarcarti, ma comunque non ha il dribbling di un vero rapace d'area, campione che si può girare in un fazzoletto, diciamo il dribbling non è il suo forte. Passiamo ora al tiro, che invece è il suo forte, ma assolutamente il suo forte, perché più che il colpo di testa che caratterizza questo giocatore, mi è piaciuto molto di più il tiro. Anche nella versione TOTS di FIFA 14 mi era molto piaciuto il tiro più del colpo di testa. Abbiamo 88 di posizionamento, ecco, il posizionamento è un pro assoluto, perché lui è al momento giusto, nel punto giusto quasi sempre. Nonostante abbia un work rate medio-alto, comunque in area di rigore, quando deve essere posizionato bene, è posizionato sempre bene. Sì, forse il work rate lo fa trovare magari a volte troppo, un po' troppo indietro, ma con quell'82 di tiro dalla distanza è forse un pro anche il work rate, perché mi ha fatto dei long shot davvero pazzeschi. Se voi guardate nelle clip, mi ha fatto dei tiri potentissimi con 88 di potenza tiro. Anche dei tiri al volo di sinistro, anche con 3 stelle piede debole, infatti sono un pro perché sembrano 4 se non 5, perché lui di destro e di sinistro riesce a tirare con una facilità estrema. Ecco, forse l'unica pecca è il tiro ad effetto che non mi è piaciuto tantissimo, ma negli attaccanti d'area così belli, potenti e piazzati, spesso il tiro a giro non è buono, ecco, è più un realizzatore che un fantasista, diciamocelo. 88 di finalizzazione. Mi sembra un 99 perché davvero davanti alla porta non mi ha mai sbagliato niente, ma anche dalle posizioni più defilate davvero facevo molta, molta, molta fatica a sbagliare, se non qualche volta di testa, ma poi ne parlerò dopo. Poi abbiamo 80 di rigori, che è un valore che non ho potuto provare perché comunque non ho battuto rigori. 56 di precisione punizioni, attenzione perché mi ha preso una traversa incredibile su punizione, non ci credevo neanche io. Ma lì più che un valore sulla carta è il saperle battere o no. Io mi ritengo abbastanza bravo a battere le punizioni. Parliamo ora dei passaggi brevemente perché non c'è molto da dire. Sì, potrà fare qualche scambio, qualche 1-2 per magari andare in profondità e magari fare un 1-2 con l'ala per poi farsi crossare, ma il passaggio di certo non è la sua dote più buona. Abbiamo 77 di passaggi corti, 47 di lunghi, 56 di cross e 75 di visione. Forse quella visione lo aiuta un pelo a servire le ali, magari anche con passaggi non scontati, però alla fine il passaggio non possiamo dire che sia un pro, ma neanche un contro, perché alla fine non dovrete utilizzare il passaggio. Finiamo ora con il fisico, abbiamo 82 di fisico. Mi ha sbagliato davvero davvero tanti palloni di testa, pur avendo un 97 di precisione, ma penso sia stata davvero la bravura del portiere. C'era una partita in cui c'era Ter Stegen in porta, ho tirato più volte, adesso lo vedrete anche nelle clip in questo momento, ho
ho tirato più volte di testa ed è riuscito sempre a fare dei miracoli a respingere in calcio d'angolo. Comunque, 2 o 3 gol di testa li ho fatti, quindi grazie, con quel 99 di elevazione e 97 di precisione di testa li ho fatto qualche gol e ho messo davvero in seria difficoltà anche i difensori più forti. Ma devo dire che ogni tanto ho trovato qualche difficoltà nella precisione. Certo, non può andare nei contro perché alla fine magari un 2 volte su 10 mi è capitata questa cosa. Tanto vi chiedo scusa per le 2 clip finali danneggiate, ma purtroppo il legato è quello che è. Finiamo con la forza fisica di 85, che è anch'essa un pro, che dire, 85 di forza fisica aiuta sempre, soprattutto perché ha una velocità magari bassina e riuscirà nei contrasti con i difensori, se volete provare un dribbling qualche volta, a passare. 83 di aggressività, vabbè, valore che passa in secondo piano dato che non è un centrocampista, non è un recupera palloni. E poi abbiamo un 73 di resistenza, ma comunque è un workez medio-alto, quindi non influisce troppo, ecco, non influisce sul workez. Se fosse stato alto-alto magari si sarebbe potuto stancare un po', però essendo un workez medio-alto comunque non si stancherà troppo. Detto questo, vi riepilogo i pro e i contro, sono il tiro, le 3 stelle piede debole perché davvero ha avuto una facilità di tirare di destra e di sinistra pazzesca, forza fisica assolutamente pro, colpo di testa assolutamente pro, è la specialità della casa, però il tiro mi è piaciuto di più, anche perché il valore è più alto anche. Abbiamo il top, anche il posizionamento, perché davvero è un attaccante, è un rapace d'aria, un attaccante che sente, conosce come le sue tasche l'area di rigore. Gli unici due flop, diciamo, sono il dribbling un po' macchinoso, certo, poi si può ovviare semplicemente ricevendo la palla e scaricandola subito, e le 3 stelle skill, certo, se sapete skillare con 3 stelle skill, io sinceramente non ne sono capace, ma con il dribbling così macchinoso non è facile, quindi il dribbling, diciamo, è la cosa che non mi è piaciuta tantissimo di questo giocatore. Detto questo, il voto che gli do è comunque 8,9 perché costa 50.000 crediti ed è una valida alternativa a attaccanti molto più costosi se non avete i crediti, come per esempio, non so, un Diego Costa Toz, per esempio, spagnolo. Lui è molto simile, ecco, è molto molto simile. Sì, Diego Costa è un po' più veloce, ma lui comunque riuscirà a fronteggiare anche i difensori più fisici e più veloci, magari con 1-2, eccetera, eccetera. Quindi provatelo perché per 50k ed è facilmente reperibile sul mercato, dato che non lo troverete subito, però se ci state lì un minutino a avanzare il prezzo e continuare a cercare, lo trovate subito e l'ho acquistato e venduto con una facilità pazzesca. Ho comprato 50k, venuto a 50k. Detto questo, vi saluto, spero che questa recensione vi sia piaciuta. Lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale, alla pagina Facebook, al gruppo Facebook, a Twitter e tutti i link che sono in descrizione. Io vi saluto, vi ringrazio, ciao a tutti.